Siamo molto felici questa sera perché il viaggio che vuole fare Cinema City è un viaggio attraverso il cinema in qualsiasi suo genere, e abbiamo scelto questa sera un film che ci sta molto a cuore per fare un omaggio a un film che è ben datato, ha già 30 anni, ma nonostante questo la vostra presenza così importante questa sera dimostra che c'è sempre tanta voglia di vedere i gran bei film. E lo facciamo con Mediterraneo, lo sapete bene perché siete qui, lo sapete, di Gabriele Salvatores, un film che ha fatto la storia perché è uno dei film italiani che ha ricevuto un premio prestigioso, che è il premio Oscar. E questa sera lo facciamo con un grande professionista, uno dei migliori sceneggiatori che ci sono in Italia, e una persona conosciuta, per quanto mi riguarda, conosciuta su un set, perché è anche lo sceneggiatore di, mi piace dire, di un fenomeno sociale, perché è anche lo sceneggiatore e il regista di una serie che ha avuto molto successo, che è Il Capo dei Capi, che ha girato, quindi conosce molto bene Palermo, conosce molto bene la nostra storia, e sono felice che questa sera ad essere qui con noi a presentarmi il Mediterraneo c'è Enzo Monteleone, sceneggiatore del premio Oscar. Grazie Enzo di essere venuto qui e di aver accettato il nostro invito. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a tutti. Io comincio subito con questo, te l'avevo fatto poco fa questa domanda, non so se è un mio... se divago oppure no, non lo so, però lo slogan che abbiamo scelto per quest'anno è combattiamo battaglie in difesa dei sogni. Poi riguardando Mediterraneo in questo periodo mi è sembrato che potesse essere, come dire, come una frase di questo film, potesse essere uno slogan legato a questo film. In fondo è un film sull'amicizia, è un film sulla complicità, è un film sulla voglia di vivere, è un film sulla ricerca della, come dire, dell'ingenuità perduta, se si può dire. Noi, non lo so, tu l'hai fatto ovviamente scrivendo questo capolavoro, noi lo facciamo in questo modo qui. Ma sì, devo dire che è un... sono subito fortunato, però la molla iniziale che ci ha spinto, che mi ha spinto a scrivere questa storia, è stata in realtà una voglia di fuga. E infatti all'inizio del film c'è anche una frase di Henri Laborie sulla fuga, sull'andarsene, sul mollare tutto e cercare nuove esperienze, nuove vite, nuovi tipi di rapporti con le persone, no? Perché in fondo anche questo è il film. E all'epoca era un filmetto, no? Perché era un film che abbiamo girato veramente in grande economia, in un'isoletta sperduta, proprio lontano da tutto, vicino al confine con la costa della Turchia, è una storia che parla del dodecannesimo italiano, che in realtà pochissimi sanno che l'Italia ha avuto anche delle colonie greche, no, per 35 anni. E all'inizio fu accolto, diciamo, dalla produzione, all'epoca c'era Mario Cecchigori, che disse: ma la Tosca, che è questa bischerata? Io sono stato in Grecia, il nome dei greci mi ha fatto un culo così, questa stronzata. Quindi questo è stato l'entusiasmo con questa accolta, questa idea di guardare questo film. Poi il produttore ha detto: guarda, questi sono gli stessi che hanno fatto Marrakesh Express, Tournée, eccetera, insomma sono una bella storia. Vabbè, basta che non costi un cazzo, allora te lo faccio fare. Questo è sempre per dire come... E quindi siamo partiti come dei disgraziati, col sacco a pelo, perché non c'erano soldi neanche per... prende a dormire nelle case dei greci che ci hanno ospitato, perché non c'erano alberghi, non c'era niente. E era l'estate del Mondiale d'Italia 90, perché ovviamente il film è uscito nel 91, a gennaio 91, però l'abbiamo girato un po' prima, e per dire appunto la ristrettezza economica della produzione, e naturalmente tutti volevano vedere le partite, perché era proprio giugno. Vela ci fa vela, però l'unica cosa era, in un unico baretto, in una piazzetta del porto, c'era un piccolo televisore in bianco e nero in cui si vedeva soltanto la televisione turca, che trasmetteva sì e no una partita, forse se c'era la Turchia, se no. E quindi a quel punto abbiamo dovuto fare tutti noi che eravamo lì, con attori, tecnici, eccetera, una colletta per comprare e far arrivare da Rodi un televisore a colori che potesse prendere almeno la televisione
greca, così si vedeva un po' meglio a qualche partita, eccetera. Ecco, diciamo, questo è, come dire, il tipo di film e di avventura sul set che abbiamo avuto, eccetera. Poi i film, come i libri, come nella vita, gli incontri casuali che succedono, sono, come dire, c'è un fattore che chiamiamolo congiunzione astrale oppure tempismo, non lo so. E quel film lì ha colpito qualche cosa. Quando è uscito, da subito, quando è uscito, tra l'altro era uscito nel gennaio del 91, quando c'è stata la prima guerra del Golfo. E quindi c'erano venti di guerra, no? Tutti i giorni i telegiornali facevano vedere i jet che partivano da Ariano, le cose, eccetera, eccetera. E invece arriva questo film che in realtà è il contrario, no? Il film totalmente dice: lasciatemi perdere, fatevi la vostra guerra, noi lasciateci qua, non rompeteci le scatole, no? E quindi, e poi, come dire, forse, ma quello è l'eterno desiderio di chiunque, cioè l'idea di trovare l'isola perduta, no? Cioè di trovare questo luogo magico in cui rinascere. E il mito dell'isola, e quella cosa lì ha colpito molto, e quindi il film poi ha avuto una sua vita molto fortunata, cioè al di là addirittura delle nostre intenzioni. Eh sì, perché ci sono combinazioni che poi si incastrano, sono intenzioni astrali che ti... fino addirittura ad arrivare all'Oscar. Com'era, com'è stata quell'esperienza lì, cioè quel viaggio verso l'Oscar, quando si incominciava a conoscere, insomma, le prime candidature, poi si è arrivati in cinquina, com'è stato, come l'avete vissuto? Tra l'altro voi appunto eravate un gruppo ben solido, tu, Gabriele Salvatores, insomma poi tutto il gruppo del Diego Botantuono, Claudio Bisio, Bigagli. Naturalmente, dunque, diciamo che c'è stato a monte, c'è stata l'idea già in Italia di decidere di candidare Mediterraneo come film italiano, quindi già quella è stata la prima mossa, come dire, magica, no? Improvvisamente quell'anno lì di tutti i film è stato scelto il nostro, e poi man mano che si andava avanti diceva: beh, comunque fino a qui tutto bene, no? E poi siamo arrivati alla serata finale e lì nessuno di noi pensava niente d'altro. Vuol dire, in quel momento lì Gabriele e gli altri, Diego eccetera, stavano girando Puerto Escondido in Messico, che io avevo scritto, eccetera. Io stavo venendo, invece ho preso un aereo, venivo da Roma, e ci siamo trovati lì e dire: vabbè, insomma, tanto è già bello essere qui, ovviamente, perché nessuno pensava, c'erano dei film molto forti, c'era Lanterne Rosse, che è un film cinese straordinario, eccetera. Però anche lì, ecco, il tempismo, no? Lanterne Rosse è arrivato troppo presto, cioè è un film talmente meraviglioso, talmente zen, che il pubblico americano come vacillava. Dopo è arrivata invece l'ondata di cinema cinese, infatti Jean Gimou ha vinto gli Oscar, le cose, eccetera, La foresta dei coltelli volanti, eccetera, eccetera. Quindi in quel momento lì, invece, magicamente ha vinto Mediterraneo, e noi siamo rimasti, come dire, sorpresi, basiti, increduli, perché nessuno di noi ci avrebbe mai pensato, no. Enzo, ma pensi che un film così, un film di questo tipo, possa in questo periodo storico essere possibile? Anche nella scrittura, dico, a partire dalla scrittura alla realizzazione, alla produzione. Poco fa abbiamo affrontato il problema della produzione, insomma adesso vai da un produttore e sicuramente storie che non hanno, non dico la commedia dentro, non dico insomma la risata facile, insomma i produttori tendono a fare botteghino, insomma se i film non sono sulla carta che possono in qualche modo avere una sicurezza di incasso, magari sono di difficile produzione, o si va addirittura a cercare la serialità. Se scrivessi un film adesso, secondo te potrebbe essere possibile produrlo? Ma questo in fondo è una commedia, anzi se vedi il cast c'è Bisio, c'è Badantona, quindi voglio dire c'è Gigi Alberti, insomma è una commedia ed è ambientata in un unico ambiente, quindi economicamente funziona molto facilmente. Io ho fatto un altro film di guerra invece, meno, un po' più costoso di questo, che si chiamava La Main, e lì non era una commedia, era un film piuttosto doloroso, diciamo, e sono riuscito a fare anche quello, quindi voglio dire lì è tutto legato a quanto tu ti impegni e credi nel tuo progetto. Poi certo ci sono le difficoltà, non tutti i progetti arrivano a buon fine, però insomma uno ci deve provare, ecco. Ultimissima cosa, era da un po' che non venivi a Palermo, oggi ti sei fatto un giro, abbiamo parlato un po', ti ricordi della Palermo di quando abbiamo girato Il Capo dei Capi?
hai avuto qualche impressione? Ci vuoi dare una tua... Tanto è cambiata tantissimo, la città mi sembra in piena ripresa. Tra l'altro, tanti miei amici sono trasferiti a Palermo. Gente, non solo siciliani che magari erano a Roma e poi sono tornati a casa, diciamo, ma anche per esempio il mio amico montatore milanese che si è trasferito qui. Diciamo che mi sembra che Palermo in questo momento abbia una grande energia e ci sia una grande voglia di ripartire, di togliersi addosso questa maledizione della mafia, delle stragi, tutto quanto che ormai si spera, anzi sono, come dire, un capitolo chiuso, passato, doloroso, presente, ma comunque passato. E quindi ho sentito anche girando per le strade, vedendo le isole pedonali, i ristorantini, i bar, le cose, insomma, ho sentito una grande energia, una grande voglia di rimettersi in gioco, di ripartire. Enzo, io ti ringrazio a nome mio, ti ringrazio a nome di tutti gli spettatori per essere stato qui con noi. Grazie davvero. Io sono anche molto contento perché insomma è un film che appunto ha 30 anni e è stato passato credo migliaia di volte in televisione. Il fatto che ci sia della gente che vuole ancora uscire per vedere un film sul grande schermo è una cosa che dà sempre un grande piacere. Grazie ancora e buona serata. Grazie Enzo. Ci vediamo dopo. Noi iniziamo la visione e cominciamo la serata ricordandovi sempre che questa nuova edizione abbiamo una sezione orizzontale di cortometraggi che facciamo in collaborazione con Rai Cinema Channel per le prime 5 serate e le ultime 2 serate con il Centro Sperimentale del Documentario di Serie Sicilia e proiettiamo dei corti. E il corto di questa sera è un finalista ai premi Davide di Donatello ed è Scero di Claudio Casale e a seguire Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Grazie.